Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Come vedete dalle immagini di Francesco Righi, siamo nel mare di Genova e, come potete immaginare, oggi vi raccontiamo i corsi non solo per ragazzi ma anche per adulti dello Yacht Club Italiano. Partiamo con Gian Maria Celle, che è direttore della scuola di mare e della scuola vela dello Yacht Club Italiano. Gian Maria, intanto cosa vediamo alle nostre spalle? Ciao Elisabetta, ciao a tutti. Alle nostre spalle vediamo un gruppo di ragazzi che stanno facendo un corso di vela di Optimist, uno dei tanti corsi che viene offerto dalla scuola di mare dello Yacht Club Italiano. Hai detto Optimist, io ti dico già che in questa puntata ti chiederò tutto a te e agli altri nostri ospiti, perché voglio mettermi nei panni di un profano della vela. Optimist! Optimist è una barchetta di un paio di metri di lunghezza, una deriva, singolo, perché l'equipaggio è un solo ragazzino a bordo, ed è studiata appositamente per i corsi di iniziazione, ossia per chi affronta la vela per la prima volta e per i ragazzini dai 6 ai 14 anni. Hai detto deriva perché? Deriva perché la barca ha un asse verticale centrale che si chiama deriva, che fa sì che quando il vento picchia sulla vela la barca non vada di lato ma vada avanti dritta. Abbiamo già imparato in pochi secondi tantissime cose, quindi corso di Optimist è uno dei primi che fate? Sì, allora la scuola di mare offre una serie di corsi di vela per bambini e per ragazzi dai 6 anni fino all'età adulta. I corsi iniziali sono di Optimist, che sono le barche che stiamo vedendo qua alle nostre spalle, e anche di windsurf per ragazzini dai 6 ai 12 anni. Magari poi li incroceremo pure nel mare. Sì. Quanti ragazzi avete di Optimist al momento e quanti ragazzi avete di windsurf? In questo momento allo Yacht sono iscritti 25 ragazzi per i corsi di Optimist e una decina di ragazzi per i corsi di windsurf. E poi? E poi abbiamo anche dei ragazzi un po' più grandi che vanno in 420 e in laser, e qua stiamo parlando di nuovo di un'altra 25 ragazzi in tutto. Allora, 420 e poi mi spieghi anche laser. Allora, stiamo parlando sempre di derive, quindi di barche a vela di lunghezza da un paio di metri degli Optimist fino ai 4 metri e mezzo, 4 metri e 20 propriamente del 420, e sono barche leggere, tutte dotate di deriva e per equipaggio da una o due persone al massimo. Bene, altri concetti. Poi qualcos'altro? Possiamo parlare dei corsi che offre la nostra struttura, e stiamo parlando di corsi estivi e di corsi autunnali e primaverili. Preferenzialmente i corsi estivi sono i corsi di iniziazione e sono dei corsi che durano una settimana, dal lunedì al venerdì, a tempo pieno, da giugno a luglio. Si fa una pausa ad agosto e si riprende alla fine di agosto e primi di settembre, quindi prima dell'inizio delle scuole, e permettono di affrontare a tempo pieno un corso di vela per imparare proprio dalle prime armi a iniziare a fare i bordi in autonomia. Che bello, quindi una full immersion, un bel battesimo full immersion. Sì, assolutamente, una full immersion molto interessante, anche molto alla portata di tutti. I corsi dello Yacht Club sono aperti sia ai soci, ai figli dei soci, che ai non soci, e direi che hanno anche un prezzo più che abbordabile. Ecco, tocchi un tema sensibile. Si pensa sempre che la vela sia uno sport, diciamo così, per ricchi. È vero o no? No, non è vero, perché dipende chiaramente da cosa uno vuole fare e dalle barche su cui vuole andare. Ma quindi, mi stavi facendo un esempio appunto. Sì, i nostri corsi, un corso di una settimana a tempo pieno costa 270 euro, quindi direi che è un prezzo più che abbordabile, e include il passo a mezzogiorno. Il corso dura dalle 8:30 di mattina alle 5 di sera, e durante l'arco della giornata ai ragazzi facciamo fare ginnastica, facciamo teoria, facciamo un'uscita la mattina in mare, un'uscita al pomeriggio, un po' di giochi,
il pranzo incluso e alle 5 i ragazzi possono tornare a casa. In più, per chi viene da fuori Genova, lo Yacht Club offre un Sailing College, che è sempre un corso a tempo pieno con incluso il pernottamento, perché la struttura della scuola di mare ha una foresteria che può ospitare fino a 16 ragazzi e quindi in questo caso i ragazzi possono dormire, sono sempre seguiti, oltre che a degli istruttori, da dei tutori che sovrintendono a tutte le attività, e in questo caso è offerta anche la merenda e la cena. E anche gli adulti possono partecipare a qualche corso allo Yacht Club italiano? Sì, ci sono anche dei corsi per adulti, anche se la richiesta è molto inferiore. E vabbè, approfittiamone per lanciare un appello, perché non è mai troppo tardi per iniziare ad andare per mare, immagino. Assolutamente no, non è mai troppo tardi. Ci sono sia dei corsi di altura, che poi vedremo, sì, e vi presenterò Paolo Vianson, sì, che è il responsabile dei corsi di altura, e sia dei corsi su barche collettive, ossia barche un po' più grandi di quelle che stiamo vedendo qua adesso, che sono apposta per permettere di fare degli equipaggi di 4-5 persone adulte sotto la supervisione di un istruttore, in maniera che è molto più facile e un po' meno problematico, perché da adulti si è meno agili, si è un po' più... Ma no, ma cosa dici? Allora, hai detto tutto, hai dimenticato qualcosa? Mi sembra che abbiamo... No, diciamo che oltre a questo lo Yacht Club italiano offre dei corsi anche primaverili e autunnali, e questi sono sempre principalmente sugli Optimist, sui Windsurf, e anche per i 420 che ho citato prima e i Laser. Questi corsi sono, possiamo offrire anche un corso di iniziazione, ma prevalentemente sono corsi per chi ha già qualche rudimento e sono durante il weekend, quindi sono l'uscita solitamente alla mattina, includono il pranzo sempre presso la struttura dello Yacht Club italiano, della scuola di mare, e durano circa 24-25 uscite a primavera e altrettante in autunno. Gianmaria, qua invece vediamo la scuola di windsurf. Sì, e nei corsi, oltre agli Optimist per i ragazzini, abbiamo anche i windsurf, che è una peculiarità di cui siamo molto orgogliosi. E sono i ragazzi che si preparano per le regate con i Bic 293. Bellissimo anche pensare che siamo veramente a un passo da Genova, cioè siamo a Genova e si può entrare in questa atmosfera di mare quasi aperto e sì, veramente. Assolutamente, assolutamente. È uno dei fascini di queste scuole è anche questo. Ma hai voglia di portarmi a conoscere qualche ragazzo e ragazza? Sì, adesso rientriamo, okay, e andiamo a conoscere un po' dei ragazzi, i protagonisti dell'uscita. E allora andiamo. Gianmaria, eccoci dove ci sono i ragazzini. Intanto questo che spazio è? Questo è lo spazio della scuola vela, dove si armano e disarmano le barche, quindi si preparano per l'uscita e quando si rientra si ripongono i materiali dopo averli sciacquati. Questi sono i vostri giovani talenti? Sì, qua abbiamo un gruppo di allievi della scuola vela che dopo aver completato la parte di iniziazione e perfezionamento sono entrati nella squadra agonistica. Quindi sono quelli un po' più bravi, che sono in grado di regattare, sono perfettamente abili di navigare in autonomia, in sicurezza e soprattutto di divertirsi alla grande andando in barca vela. Avete sentito, ragazzi, che belle parole che ha speso Gianmaria per presentarvi. Intanto, ciao, tu cosa stai facendo? Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Leonardo Moscatelli e in questo momento sto armando la vela, che disarmiamo questo pezzettino qui per metterlo a posto e ora lo sto riarmando per poi mettermela in barca. Ma ascolta, è più divertente fare questi lavoretti oppure uscire fuori? Allora, per me è più divertente uscire, ma solo perché io amo l'adrenalina e la vela è uno sport che te ne dà proprio tanta e quindi mi piace uscire con tanto vento, andare veloce. Mamma mia, ti piacciono le cose forti, le sensazioni forti, ma quanti anni hai? Io ce ne ho 14. Quando hai iniziato? Io ho iniziato nel 2017, avevo 7 anni, quindi da un bel po'. Sei già un mezzo veterano, hai mai avuto paura di qualcosa? Di qualche episodio?
Sì, mi è già successo. La prima volta che sono uscito in barca, i primi 10 secondi sono caduto in acqua e mi si è ribaltata la barca addosso. Allora hai E avuto sono subito un rimasta battesimo sotto. e quindi da lì hai trovato tutto il Sì. coraggio poi di affrontare la voglia dell'adrenalina. Bene, Esatto. continua pure il tuo lavoro, complimenti anche per Grazie gli occhiali perché anche il mille. look Ah, fa, è grazie, vero, eh? grazie. Il tuo look è particolarissimo. Ciao, tu come ti chiami? Mi chiamo Valeria. Hai scelto questo berretto, come si chiama? Ricordamelo. Camogin, Oh, Camugin. che è il simbolo di Genova e dei Bene. marinai. Tu da quanti anni fai vela? Io faccio vela dal 2018. Ho iniziato alla Lega Navale di Chiavari, Ah, mio concittadino allora. poi mi hanno consigliato di venire qua perché là non c'era possibilità di fare regate né Ok. niente. Allora poi sono venuto qua. Sei contento? Sì. Cosa ti piace di più della vela? Ma è bello tutto, dall'armare all'uscire, divertirsi, stare con i compagni. Bene, tu ti chiami, ciao! Giovanni. Giovanni, quanti anni hai? E 11. Ho tu quando hai iniziato? iniziato vela nel 2021. Ecco, che tipo di barche usatene tu usi? Ok, Usiamo gli Optimist. che sono quelle che vediamo qua Sì, intorno. esatto. E qual è la cosa più difficile per te quando vai per mare? La cosa che proprio fa fatica, un po' più... Secondo me la cosa più difficile è armare la vela correttamente, perché la vela va regolata a seconda delle condizioni di vento e delle condizioni che ci sono fuori, quindi è difficile regolarla a seconda delle condizioni. E invece la cosa più facile lo chiedo a te che ti chiami? E Vittorio, quanti anni hai, Vittorio? io ne ho 12 e faccio vela da 4 anni ormai quasi. Bene, ti senti già abbastanza preparato? Sì. Sì. A Ok, qual è la cosa più facile invece, o quella che ti piace di più quando fai vela? me piace la conduzione, mi piace molto andare avanti, veloce, per me è bellissimo, mi piace tantissimo. Bene, bene. Tu invece chi sei? Io mi chiamo Matteo Matteo? e ho 14 anni, faccio vela dal 2018 Perché hai iniziato? perché è uno sport bellissimo, di squadra, soprattutto a me piace molto stare in squadra e mi appassiona molto l'idea di stare in mare con i compagni e poi ho preso anche un po' la passione da mia mamma, che anche lei ha una barca, un J80 in cui fa le regate. Ah, quindi è di famiglia, la Sì, mamma sarà ben fiera di te. molto. È vero. E una cosa che a me piace molto della barca è soprattutto virare, Ok, perché esatto. E mi piace molto e soprattutto anche quando c'è tanto vento che bisogna impegnarsi al massimo. bene, grazie. Allora, due parole anche con le ragazze, perché ovviamente c'è una bella rappresentanza di ragazze. Tu ti chiami? Da Beatrice, quanti anni? dal 2018 direi. Perché hai deciso di fare vela? Un po' mi hanno spinto i miei genitori, che tutta la mia famiglia da tutti i rami fanno vela e sono legati al mare. Allora mancavi solo tu, Quindi non potevi esatto. sottrarti. E poi mi sono appassionata facendo sempre corsi estivi, andando anche in barca con i miei genitori. Tu invece sei? Marta, Marta, quanti anni hai? A 12, te cosa piace della e vela? a me piace far velocità. Velocità, eh? La velocità è la cosa che mi sembra piaccia di più, spinti proprio dal vento. Sì. Vero? Tu invece? Cecilia, Cecilia. Perché e faccio vela da 4 anni. hai iniziato? Perché mi ha spinto i miei genitori, mio papà da giovane andava in barca. Vabbè, una bella E spinta direi, no? C'è esatto. di peggio. E infatti poi mi sono appassionata, sono continuata ad andare in barca. E ho continuato ad andare in barca. Tu sei? Anna. Anna, io voglio chiedere a te cosa vuoi dire ai bambini che magari ti stanno guardando in televisione e vorrebbero magari iniziare ad andare in barca, ma hanno qualche titubanza, cioè qualche dubbio. Cosa gli puoi dire? Allora, anch'io ho iniziato con una paura pazzurda, cioè non ci volevo proprio andare. Poi con mia sorella sono riuscita ad andarci di più e mi ha convinto. E quindi ce l'ho fatta, dopo un annetto sono riuscita ad Bene, andarci. e hai vinto delle tue paure, quindi è stato un bel obiettivo, Sì. vero? Grazie Gian Maria, dove Fantastico. sei finito? Dai più giovani, ne vediamo tanti che si stanno divertendo, anche a chi è riuscito a fare, posso dire, risultati eccezionali, Sì, come uno dei vostri ragazzi che si è aggiudicato tanto. Voi ragazzi continuate a fare quello che dovete, se no poi diciamo vi sgridano. Allora, chi è questo ragazzo che ci presenti, Gian Maria? assolutamente. Presentiamo l'equipaggio Alessio Cindolo,
e Marco Dogliotti. Ciao, Alessio, ciao. Chi è? Alessio, piacere, complimenti. Marco. Anche Marco. Loro l'anno scorso hanno vinto il campionato mondiale juniores di 4:20. Che orgoglio! Under 17. E under 17. Due parole anche con voi, deve essere stata un'emozione unica, un'emozione anche per il nome di Genova e dello Yacht Club Italiano. Sì, è stato, diciamo, una grandissima emozione per tutte e due, per il nostro club, per le nostre famiglie, per tutto il percorso che abbiamo fatto con il Yacht Club. È stata, diciamo che è stato uno sfizio che ci si toglie. Chiama lo sfizio, chissà, sarà stato molto impegnativo. Avete avuto anche momenti di difficoltà? Una gara, una regata veramente difficile, perché ci sono stati vari momenti complicati. Dove era? Ad Alicante, in Spagna. Ah. Vari momenti complicati, varie difficoltà, però siamo riusciti a tenere testa a tutte queste difficoltà e alla fine abbiamo avuto la meglio, fino all'ultima prova, l'ultimo giorno, che si è deciso tutto. Bene, complimenti veramente, grazie, grazie. Il nostro viaggio per mare continua. Presa diretta, stiamo raccontando i corsi dello Yacht Club Italiano e siamo arrivati alla sezione dedicata ai corsi d'altura con Paolo Vianson. Paolo, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a te. Intanto a bordo di che imbarcazione siamo? Siamo a bordo di Grampus, che è l'imbarcazione ammiraglia dello Yacht Club Italiano, sul quale sviluppiamo tutti i corsi di altura. Che cosa vuol dire altura? Io l'ho già detto, faccio domande proprio da profana, anche perché vogliamo far conoscere a tutti, anche a chi non se ne intende già, questo mondo. Allora, altura significa andare al largo, quindi in inglese è offshore. Ok. E si presuppone che siano navigazioni che non durano solo una giornata, ma più giornate, quindi una settimana o anche più. Sono tutti corsi di navigazione che noi portiamo avanti sia per i ragazzini che per gli adulti. Allora, svisceriamo questi corsi. Sì. Allora, per i ragazzini iniziano adesso a giugno delle settimane che si chiamano Cruise College e sono corsi che più che corsi di vela sono corsi di vita, proprio perché insegniamo a vivere in una barca a vela, ad andare a vela sicuramente, ma a rispettare il mare, a rispettare i propri compagni di viaggio e quindi si lavora tutti insieme per far andare la barca, ma ci si diverte anche con altre attività, insomma, quindi sono corsi che noi sviluppiamo in una settimana. E quest'anno nello specifico andremo in Costa Azzurra. Che bello, quindi state fuori una settimana? Siamo fuori una settimana, noi prenderemo i ragazzi a Genova, li accompagniamo in treno, cioè avrò degli accompagnatori, accompagnatrici che li portano in treno a Monte Carlo. Ci sarà la barca e da lì ci si stacca per poi fare tutta la Costa Azzurra per rientrare a Monte Carlo la settimana dopo. E i ragazzi vengono ripresi alla stazione dai genitori dopo una settimana di libertà per loro. Perché... Due domande, che età bisogna avere? Da allora, che età a che età? Questi corsi per i ragazzi sono dai 12 ai 17. Poi nello specifico si può andare anche un po' più in là con l'età, ma è necessario avere un'omogeneità di età tra i ragazzi, per cui cerchiamo di fare sempre dei gruppi che possono essere andare d'accordo proprio per l'età. Omogeneità, un po' di età, appunto. Esatto. E questi sono i Cruise College, iniziano, dicevo, da metà a fine giugno e andiamo a fine luglio. Quindi ci sono diverse settimane. Diverse sempre settimane, lì, già dove, tutte. Dove esatto. Ha detto Paolo, ma bisogna già essere capaci? No, oppure no, si può venire anche senza avere alcuna esperienza? Noi siamo in grado di garantire la conduzione della barca, per cui non bisogna essere capaci, ma faremo fare tutto ai ragazzi. Bene. Quindi sarà un'occasione per imparare. Per capire che cos'è la vela, imparare sicuramente ad andare in barca, ma ti ripeto, imparare soprattutto anche tutte le altre attività che sono il rispetto per la barca, la pulizia, l'ordine, eccetera, eccetera. Poi? Dopo facciamo parecchi corsi anche per gli adulti e questi di nuovo possono spaziare nell'arco di 3 giorni, quindi il weekend lungo, oppure la settimana.
e lì non abbiamo delle mete prefissate, perché parlando di navigazione vera andiamo un po' dove ci porta il vento, quindi dove le condizioni sono più portanti, diciamo così. Non ci andiamo a cercare le burrasche, ma cerchiamo di andare dove ci sia il vento. Però. E anche in questo caso limiti d'età non credo che ce ne siano, se non quelli dati dalle proprie doti fisiche. E anche in questo caso non è necessario aver... Beh, in questo caso è già meglio sapere... Allora, questa barca la usiamo per chi già sa andare, perché okay. È una barca che quando parliamo di andare a vela seriamente impegnativa. Immagino. Tu tieni presente che in regata questa barca richiede 16 persone operative, per cui è bene che si sappia già qualcosa. È bene che sì, anche perché insomma si sviluppano delle forze che bisogna cercare anche di non farsi male, sapere dove mettere le mani, per cui insomma abbastanza impegnativo. Gli altri corsi che facciamo sempre per gli adulti riguardano sempre la vela. Intesa anche come sicurezza, sono corsi di sicurezza, sono corsi di routage, cioè tutta la tecnica per andare dal punto A al punto B sfruttando al massimo il vento. Ah, quindi la base in un certo senso, sì, cioè come sfruttare il vento, esatto, per raggiungere la meta. Per raggiungere prima l'obiettivo. Quindi tu non è detto che per andare da qua alla Corsica devi andare dritta, ma puoi metterci di meno andando, che ne so, fino a Spezia, poi da Spezia fino alla Corsica. Decide il vento, del resto, no? Vento, è l'unico maestro, esatto, è l'unico, esatto, che decide. Quindi ormai abbiamo degli strumenti che ci permettono di capire dove sta il vento, che intensità ha, e quindi decidere se stare in questa zona, in questa rotta, oppure andare a cercare il vento con rotte diverse. Che bello. E di sicurezza dicevi, giusto per fare qualche esempio? Beh, di sicurezza io mi occupo di un corso molto particolare che è un corso sviluppato dalla normativa della World Sailing, che serve che per... Che World Sailing è? È la Federazione, okay, Internazionale della Vela, ed è un corso che è necessario per andare a fare le regate offshore. Quindi, tutti quelli che devono attraversare l'oceano, tutti quelli che devono fare una regata che va lontano devono avere questa abilitazione, quindi sapere che cosa, come si usano le dotazioni, come si usa tutto ciò che riguarda la sicurezza in una barca. Tu hai finito insomma di elencare i corsi? Dimentichiamo qualcosa? No, ce n'è, potrei stare due giorni a dirveli. C'è anche la patente, soprattutto il corso patente, adesso facciamo l'ultimo della stagione, perché poi si prende, diciamo, la patente prima dell'estate, poi reiniziamo con un'altra sessione a fine settembre, primi di ottobre. Ma tipo una persona come me, diciamo così, media età, che non ha mai condotto una barca, troverebbe il proprio corso ideale? Assolutamente, okay. Si inizia magari non qua a bordo di questa, ma a bordo di barche un attimino più piccole, più sensibili, per poi arrivare a questo livello qui. Quindi assolutamente non c'è limite d'età, come dicevi te prima. Bene, grazie Paolo. Grazie. Non aggiungo altro, tipo auguri o robe del genere, perché in mare già non si fa, e noi continuiamo. Grazie Paolo. Grazie a te, arrivederci. E non potevamo non chiudere questa eccezionale puntata che profuma di sole, di mare e di salino, dove abbiamo scoperto tutti i corsi dello Yacht Club italiano. Non potevamo che non chiudere con il presidente Carlo Cameli. Buongiorno. Presidente, a lei spetta un po', insomma, tirare le fila di questa puntata in cui abbiamo capito che la formazione dei ragazzi, ma non solo dei ragazzi, c'è spazio per tutte le età, è fondamentale per lo Yacht Club italiano. Assolutamente sì. Viviamo in una città di mare. Non so quanto il mare poi venga percepito come vita qua a Genova. Quanto venga vissuto proprio. Quanto venga vissuto, esattamente. Uno dei nostri scopi è proprio quello di avvicinare la cittadinanza al mare. Ragazzi, per cominciare i ragazzi più piccoli, eccetera, ma anche gli adulti. Noi facciamo, come sì, avete detto, esatto, corsi per gli adulti, eccetera, ed è quindi uno dei nostri obiettivi, è proprio quello di rendere il mare più vivibile proprio per i giovani, ma anche per gli adulti.
E come diceva lei, Presidente, non bisogna mai dare per scontato che in una città di mare tutti frequentino il mare. Magari in montagna è più facile che chi vive in montagna sci. Il montanaro, invece, sì, per quanto riguarda il mare, no. Ma perché secondo lei? Perché è ancora una... Non lo so, questa è una cosa strana. Forse perché in montagna uno esce di casa, si ritrova lì, mette gli sci e cammina. Qua bisogna venirci al mare, anche se siamo sul mare, ma bisogna venirci. Abbiamo anche un po' sfatato in questa puntata il mito che la vela e comunque gli sport di mare siano per persone troppo abbienti. Questo era uno degli obiettivi che avevamo, perché è un modo di credere molto assolutamente comune. Assolutamente, è quello che io continuo a predicare e dico: non è vero, ci si può avvicinare al mare senza avere delle particolari dotazioni economiche, esattamente. Si può andare per mare e fare della vela in singolo o in equipaggio, e questo è una cosa importante, perché non è necessario trovare della gente con cui andare per mare, si può anche andare da soli, ed è anche un modo di vivere all'aria aperta innanzitutto, e quindi nello stesso tempo misurarsi con amici. Conoscere nuove persone, perché abbiamo raccontato che c'è modo di fare proprio delle sorte di viaggi di anche una settimana, sia più giovani che i meno giovani. Noi quindi facciamo si può delle anche crociere a scuola, molto interessanti. Esatto. E per i bambini, addirittura, io quello che dico sempre alle premiazioni dei ragazzini, quelli che vanno sugli ottimi, se pensate, non ne avete neanche bisogno dei genitori che sono appesi alle griglie e che vi incoraggiano. Siete liberi. È vero, perché veramente. Siete in mare, siete liberi, potete vivere il mare, il sole, vivere proprio la vita all'aria aperta facendo dello sport. Quindi... Lei, Presidente, quando ha avuto il suo battesimo del mare? Parecchi anni fa. Solo 59 anni fa, diciamo così. No, anche prima. Diciamo che sono socio da 59 anni, che sono quindi abbastanza. Quindi ero un bambino e ricorda le prime impressioni? No, sì, certo. Beh, mi hanno buttato su un dinghy, non avevo idea di come che cos'era una strambata, una virata. Me la sono cavata, sono tornato a casa e da lì è partita la passione. Quello che io dico sempre è: non bisogna forzarli questi ragazzi. Se gli viene la passione, bene, ma mai forzarli. E vedrà che se uno non li forza e si innamorano del mare, poi è una cosa che si porteranno dietro tutta la vita. E lei dopo 59 anni siamo se lo porta ancora, questo siamo amore, ancora qua. Vero? Io vorrei andare un po' più per mare ultimamente, essendo presidente, non riesco ad andare per mare come vorrei, ma però insomma. Allora, che messaggio di chiusura vuole dare alle persone che ci stanno ascoltando proprio per questo rapporto quasi d'amore, mi verrebbe da dire che... Venite a provare, perché il messaggio che... È inutile tante parole, no, provate, perché solo così vi renderete conto di quello che avvicinarsi al mare o vivere il mare è. Grazie Presidente, grazie anche grazie di averci ospitato in questa bellissima puntata aiutati da una giornata che parla da sé. Una giornata incredibile. Grazie a Francesco Righi per le immagini, Presa Diretta torna la prossima puntata.